Isola 2018, 13 febbraio 2018, lotta per il potere tra la Mancini e la Di Benedetto. Isola 2018, 13 febbraio 2018, lotta per il potere tra la Mancini e la Di Benedetto. Nella puntata di questa sera i telespettatori sapranno chi tra Cecilia Capriotti, Alessia Mancini e Simone Barbato dovrà abbandonare l'Honduras. Inoltre si sono formate nuove alleanze che avranno ripercussioni sull'Isola del Peor e del Mejor. Questa sera, martedì 13 febbraio, va in onda la quarta puntata dell'Isola dei Famosi 2018. Si tratta del primo appuntamento in onda nella serata del martedì. Il reality infatti ha cambiato collocazione per non scontrarsi frontalmente con il ritorno del commissario Montalbano su Rai 1. Il timore della sfida consiste soprattutto nella certezza che il commissario di Vigata conquisterà ascolti bulgari quasi come quelli registrati da Sanremo 2018. In studio Alessia Marcuzzi con Mara Venier e Daniele Bossari nel ruolo di opinionisti. La Jalapas Band farà delle incursioni durante i vari segmenti della puntata. Ricordiamo che mercoledì 14 febbraio alle 1:20 su Italia 1 va in onda Mai dire Isola. Il nuovo varietà incentrato sul reality in Honduras andrà in onda con i commenti della Jalapas Band, così come è già accaduto per altri reality come ad esempio il Grande Fratello VIP 2. Isola dei Famosi 2018, chi sarà l'eliminato nel corso della puntata? I telespettatori scopriranno anche chi dovrà lasciare definitivamente l'Honduras. Candidati all'eliminazione sono Cecilia Capriotti, Alessia Mancini e Simone Barbato. Quest'ultimo è stato mandato direttamente in nomination per aver fallito la missione assegnatagli. Infatti doveva restare nascosto nella giungla e rubare cibo ed altri oggetti ai naufraghi senza farsi scoprire. Invece Galeotto fu Francesco Monte che lo aveva trovato proprio mentre cercava di sottrarre quei pochi ingredienti conquistati nel corso delle varie prove ricompensa. Il più accreditato a tornare immediatamente in Italia sembra essere proprio Simone Barbato. Isola dei Famosi 2018, le nuove dinamiche. Dopo l'abbandono di Francesco Monte si è conclusa un'altra settimana sulle due isole, quella del Mejor e quella del Peor, dove sono dislocati i naufraghi. Intanto si stanno già creando alleanze e si stanno formando vari gruppi e sottogruppi. La mancanza di cibo influisce molto sulla psicologia dei concorrenti che sono portati ad aprirsi con i colleghi naufraghi, mettendo così in evidenza molti lati del proprio carattere. Tra l'altro sono soprattutto due donne che stanno cercando di conquistare la leadership del reality. Si tratta di Alessia Mancini e di Paola Di Benedetto. Se la Mancini questa sera dovesse essere eliminata, la modella ex Madre Natura resterà la regina incontrastata dell'Isola dei Famosi 2018.